Ben ritrovati a tutti amici appassionati bikers, eccoci qui con questo nuovo appuntamento dedicato in particolare alla mountain bike, in particolare al 18° Gran Premio di Mountain Bike Pays de Par, organizzato appunto dalla Mountain Bike di Parri. Siamo nel paese dell'Alta Valle Seriana, come logico che sia, dove tra le altre cose questa gara, la 18ª edizione del Gran Premio, è valida in questo 2014 come prova unica del campionato provinciale Master, nonché ottava prova per il circuito Robie Cup. Il patrocinio da parte del comune di Parri, dalla comunità montana Valle Seriana, dalla Promoserio, dal Val Seriana Events, insomma tutti quegli enti che sono vicini e che vogliono attraverso anche queste manifestazioni sportive di grande interesse far conoscere il territorio della nostra Valle Seriana. Partenza dei più piccolini, li vedete qui, subito alla partenza ripresi con la telecamera di Emi Moretti. Sono suddivisi naturalmente per categorie di appartenenza, vale a dire gli esordienti ed allievi, poi naturalmente fra poco vedremo partire anche il grosso dei partecipanti. Non sono, per la verità, devo dire, ci si aspettava naturalmente qualche numero in più, non è che fossero pochi, però erano i 230, 35 la partenza, li vedete qua, e vedete qua schierati con la telecamera, poi naturalmente l'obiettivo qui viene schiacciato, poi non ancora tutti sono pronti, sono un po' da questa parte, un po' da quest'altra, insomma tutti pronti a dare il via e a battagliare su questi 32 km di un tracciato che sicuramente, come dicevamo, è abbastanza impegnativo, tant'è che insomma soltanto i migliori riusciranno sin dall'inizio a reggere il ritmo e a mantenere, eccoli qua i migliori, questo è Oscar Lazzaroni. Vedete là con la maglia, l'altra maglia gialla è un altro top master, vale a dire Marco Villa, poi c'è Cristian Boffelli, poi c'è anche Andrea Giupponi, insomma, e poi invece con la maglia completamente rossa ci sono, ecco, come questa, a parte il giubbino, ci sono i leader di categoria. Però questi con la maglia gialla sono i top master, insomma, si è creato e si è voluto creare qualcosa in più per i partecipanti ed eccoli qua, il via. Si parte nei pressi dello splendido oratorio che è stato ristrutturato, vi mostreremo un momento prima delle premiazioni, veramente che cosa hanno fatto in una veloce ripresa. Dicevo, si parte a quota 620 e subito dopo, in particolare, un chilometro e mezzo dalla partenza, c'è subito la salita dello squader su, come è chiamata, che è poi anche quella più impegnativa, una salita che mette a dura prova tutti i bikers e che li porta dai 620 metri dell'oratorio di Parre agli 895 metri appunto della sommità di questa salita dello Squader Su. Qui siamo nella parte alta di Parre con le immagini di Paolo Frigerio nei pressi di quello che è, ahimè, il cimitero e proprio da qui inizia la salita dello Squader Su con questi circa 270 metri di dislivello sì, 2 km insomma di tracciato, non tutto in salita, però quasi tutto in salita. Poi grande, grande discesa da qui, dallo Squader Su, discesa fino a Parri sotto, si ritorna sotto i 600 metri a quota 588, vi ricordo che Parri è posto intorno ai 580-620 metri, appunto 630 metri di altitudine, si ritorna a Parri sotto come viene chiamato e da qui parte un altro strappettino, con un altro dislivello di circa 120 metri, in poco più di 1,5 km, si arriva alla località Campella, dove peraltro ci saranno anche, fra poco vedremo, mostreremo delle immagini. Poi ancora una discesa giù alla Grumella, come viene chiamata, e poi ancora uno strappettino, anche questo abbastanza corto, però un po' più intenso e molto selettivo, fino dai 510 ai 620 metri della Cascina del Ciliegio. E questa è una novità. Intanto attenzione, passano, qui in pratica i biker hanno già concluso. Hanno già concluso in pratica il giro piccolo, sono compiuto 5 km circa,
6 km via del tracciato e adesso stando per affrontare di nuovo la salita della Campella, poi la discesa alla Grumella e poi la Cascina del Ciliegio. Queste, ripeto, sono immagini di Paolo Frigerio, che è girato in motocicletta e che ha colto appunto per noi le immagini che riguardano questi 230 bikers che si sono dati appuntamento per questa 18ª edizione del Gran Premio Mountain Bike Paese de Parre. Un sodalizio, quello di Parre, che è nato 25 anni fa e con lui è nato anche il presidente Severo Ruggeri e che naturalmente non vuole assolutamente mollare, anzi sta incrementando il numero degli appassionati e mi fa immensamente piacere, tra le altre cose. Abbiamo visto sul palco durante le premiazioni anche il neo sindaco di Parre Danilo Cominelli, anche lui con la maglia arancio degli amici della Mountain Bike di Parre, anche perché c'ha il figlioletto che gareggia pure lui nella Mountain Bike, che sta iniziando adesso, insomma, nella categoria G6 mi pare, se non vado errato. Mentre qui, eccolo qua il passaggio dei due battistrada, e questi in particolare sono Cristian Buffelli con i pantaloncini rossi, così ci capiamo, e l'altro in completa tenuta gialla e pantaloncini scuri, si tratta di Oscar Lazzaroni. Hanno già staccato i rivali che dovrebbero arrivare fra pochissimo. Eccolo qua Andrea Giupponi, terza posizione, mentre qui arrivano e transitano anche tutti gli altri, coloro che certamente, c'è Stefano Rizza, poi abbiamo visto anche Luca Signori, certamente tenteranno di insidiare o di riportarsi sotto e recuperare quello che è per il momento lo svantaggio. Io direi lasciamo scorrere un po' di immagini proprio su questa salita per poi ritornare ancora in un'altra zona del tracciato con le immagini di Paolo Frigerio.
Prima di ritornare però sul tracciato, ecco qua ci fermiamo al traguardo perché la telecamera di Emi Moretti ha colto l'arrivo anche se mancano i primi due o tre, era impegnata appena sopra a cogliere altre immagini del passaggio, però è riuscita a cogliere l'arrivo per quanto riguarda le categorie giovanili. Allora io ve lo do subito subito l'arrivo per quanto riguarda queste categorie, poi magari lo approfondiremo durante le premiazioni. Per quanto riguarda la categoria esordienti femminili, ha vinto Manala Stur della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon, al secondo posto Samantha Pesenti della Felice Gimondi, al terzo Noemi Rota della Puntina Mountain Bike. Per quanto riguarda gli esordienti maschili, primo anno la vittoria è andata a Samuele Leone del Costa Masnaga, al secondo posto Alex Pelliccioli della scuola di San Paolo d'Argon, al terzo Marco Pozzi del team Esprea Fico Velo Plus. Mentre andiamo avanti, per quanto riguarda la classifica di questa gara relativa agli esordienti del secondo anno, la vittoria è andata a Michele Ghilardi della Polisportiva Sorisolese, scuola mountain bike, al secondo posto Simone Grigis della Speedy Bike Serio e al terzo Nicola Carobbio della Robbie Cup Mountain Bike. Passiamo alla categoria allieve, dove Giada Carminati della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon è riuscita a battere Nicole Marchesi, finora protagonista delle gare precedenti, che si è piazzata seconda, terza Marta Bassani e quarta Chiara Campolo. Negli allievi del primo anno la vittoria è andata a Manuel Gritti e al secondo Carlo Guercilena, Manuel Gritti della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon, Carlo Guercilena del team Albo Robbie Bike, terzo Stefano Algeri della Robbie Cup. Negli allievi secondo anno la vittoria per Thomas Giuliani della Polisportiva Sorisolese, al secondo posto Andrea Marchetti del team bike e al terzo Fabio Acerboni. E dopo le immagini relative all'arrivo delle categorie giovanili, eccoci di nuovo sul percorso. Qui, come potete vedere, siamo in comune di Villadonia, credo questo sia, e c'è praticamente l'innesto, il passaggio su questa stradina dopo una bella discesa da parte dei bikers che porta all'attraversamento della strada provinciale proprio nella zona. Della zona di Villadonia, insomma, a metà strada subito dopo Sant'Alberto di Parre, lì dove c'è in pratica dove c'è la Faspendezza per intenderci e per chi magari conosce questa zona. Ecco, queste sono immagini che ci raccontano anche di un
un percorso molto, molto pieno di acqua, insomma, anche leggermente infangato, però c'è da dire che il tempo ha concesso una tregua proprio durante la gara. Non è assolutamente mai piovuto, salvo qualche gocciarellina che però non ha disturbato nessuno. Il tracciato era insidiosissimo. Quando sono arrivati i bikers, ho avuto modo di parlarci. E tutti mi hanno detto in discesa, insomma, qualcheduno di noi ne ha fatto le spese, però nessun incidente di una certa entità, qualche sbucciatura che ci può stare, però nessuna frattura, nulla che ha compromesso, insomma, il termine della gara per gli atleti. Ecco, vedete qui scendono da questo sterrato, qui vanno ad attraversare, praticamente vanno ad attraversare la zona, la strada provinciale, proprio nella zona, e poi da lì andranno alla deviazione per Piario e poi andranno nella deviazione per la Pineta, nella zona dei Morti Vecchi, per intenderci. Arriveranno alla chiesina dei Morti Vecchi, come è chiamata, e qui siamo proprio in territorio delle Fiorine, comune di Crusone, territorio delle Fiorine. Poi da lì un tracciato, saremo circa i 20, no, 18 chilometri, 19, 18-19 chilometri del tracciato. E poi da lì un bel 4-5 km dentro alla Pineta, dove naturalmente il percorso è così, chiede un po' di peripezia, ma soprattutto molto divertente, essendo quasi tutto pianeggiante. E poi da lì si transiterà dalla Busgarina, si arriverà alla Busgarina, si andrà a salire ai 645 metri dal Roccolo Mosconi, quindi la discesa fino alla zona del Todeschini, e qui siamo ai 20, dunque facciamo il calcolo, ai 27 chilometri dalla zona Todeschini a 5 dall'arrivo, e poi si ritornerà a scendere verso la zona di Ponte Nossa, dove ci sarà il sottopasso di San Bernardino e l'ultima ascesa all'oratorio di, appunto, di Parri, e con i suoi 620 metri di altitudine, insomma un dislivello anche qui all'incirca, con questa salita finale all'incirca di 100 metri. Comunque, insomma, le immagini parlano da sole, qui c'è sicuramente da stare attenti e soprattutto non prendere troppa confidenza con un terreno, lo vedremo anche nelle immagini future, con un terreno che certamente questo è ancora abbastanza bello, insomma, poi la discesa non è impegnativa, ma quella che vedremo fra poco, che porterà proprio gli atleti nella zona ancora di Ponte Nossa, proprio lì al Ponte della Selva, come viene chiamata, e vedrete che lì la discesa risulterà davvero impegnativa. Thank you.
Ed eccola qua, ha fatto bene il nostro Paolo Frigerio a inquadrarla. E attenzione, Oscar Lazzaroni, Cristian Boffelli e Andrea Giupponi, che è riuscito a ricucire lo strappo e si è portato a ridosso dei primi. Dunque gara ancora apertissima, questo è, mi pare che sia Marco Villa, esatto, con il numero 516, tutti top master, tutte maglie gialle, avete visto nelle prime quattro posizioni, e qui è quella, intanto è passato anche Gigi Bonucci, altro top master, e poi arrivano tutti gli altri, e questo è Claudio Zanoletti, pensate, in settima posizione per Claudio Zanoletti, lui in discesa un istrione, la affronta col sorriso, non ha paura, sa portare la bici come pochi davvero in discesa. Vi dicevo, e qui siamo proprio con le immagini di Paolo nella zona dove c'è sicuramente da stare attenti, ma poi fra poco risalirà proprio questa discesa, lui la risalirà naturalmente al contrario. Qui vedete che arrivano proprio nella zona della selva i bikers, e andremo poi a vedere la difficoltà, ma soprattutto anche le insidie che queste pietre che escono dal terreno possono nascondere. Pietre bagnate, magari con un leggero muschio sopra, e che possono davvero portare e creare qualche danno. Allora tutti lì a scendere con una certa precauzione e sicuramente a scendere con una certa attenzione per non incorrere in eventuali cadute, intanto transita anche Stefano Bonadei, cadute che non potrebbero pregiudicare la gara, ma forse anche il fisico, perché ne sa qualcosa Oscar Lazzaroni. Insomma, intanto passa Natale Bettineschi, che è caduto un paio d'anni fa e che si sta riprendendo adesso dopo le grandi botte che ha riportato in quell'infortunio che l'ha tenuto lontano per un anno abbondante dalle gare e dalle competizioni vere e proprie. Intanto è transitato anche Fabio Ravasio, l'abbiamo visto, tutti in pratica, tutti e sei top master hanno affrontato questa discesa, e adesso arrivano tutti gli altri. Io direi non c'è bisogno di commento, voi vi conoscete tutti, naturalmente questo lo dico per i bikers, e chi non li conosce sicuramente potrà. Questo è Marco Rudelli, eccolo qua, della ciclistica Valgandino, sicuramente potrà comunque chiedere informazioni, ma credo che chi ama questo sport ormai, e sono davvero in tanti, non abbia bisogno di nessuna conoscenza particolare. We'll be right back.
Eccola qua, quella discesa di cui vi dicevo prima. Vedete queste rocce che avanzano dal terreno, sono insidiosissime e qui chi dà un po' più confidenza può finire per terra. Nelle immagini di Paolo Frigerio non ci sono stati cadute, non c'è stato incidente, questo vuol dire che anche i ragazzi sicuramente sono scesi con un po' di attenzione. Poi bisogna dire, chi ha un po' più di coraggio scende con diciamo così, una certa velocità, chi invece questo coraggio non ce l'ha, io sarei sicuramente fra questi, userà un po' di più il freno e cercherà di scendere con la capacità di non creare e soprattutto di non arrecarsi dei danni che potrebbero, come ho detto, risultare davvero gravi. E lasciamo scorrere ancora, dicevo, queste immagini, poi con ancora le ultime immagini di Paolo Frigerio ci portiamo proprio nella zona appena superato il sottopasso di San Bernardino, e lì a questo punto manca 1,5 km alla fine della gara, e questo 1,5 km sarà tutto in salita. Praticamente fra poco le immagini di Paolo Frigerio ci parleranno proprio di questo. Ed eccola qui, inizia proprio in questo preciso istante l'ultima salita del percorso. Intanto transita anche Fabio Gelmi, come avete visto del resto nelle immagini, e poi tutti gli altri pronti a scatenarsi. Vediamo qui con il 250, io ogni tanto cerco di darvi anche qualche nome. Si tratta di Muriel Vecchiarelli del Polisportiva Comunale Ghisalbese, e via via tutti gli altri che, come potete vedere, c'è qualcuno che la affronta la salita stando seduto in sella, come abbiamo visto poc'anzi al numero 51, e andiamo a vedere se riesco a trovare e a capire di chi si tratta esattamente. Clivio Amigoni della SD Team Morotti, che la affrontava per il momento ancora standosene seduto sulla sella. Qui invece con il pettorale 35 abbiamo Stefano Ripamonti della Robbie Cup Mountain Bike, mentre abbiamo qui con il 1008, andiamo a vedere chi è questo atleta. Io devo naturalmente spulciare tutto l'elenco dei 250 partecipanti per capirne qualcosa. Il 1008 era Simone Pelliccioli della Robbie Cup Mountain Bike. Insomma, ho già detto più o meno tutto, a questo punto lasciamo scorrere le immagini per qualche attimo senza commento e poi ci tufferemo sul traguardo, dove andremo a vedere chi dei tre battistrada la spunterà.
attenzione, ci spostiamo sul traguardo, eccolo qui, attenzione, maglia gialla, e questo era fuori di dubbio, ma i pantaloncini rossi sono quelli di Christian Boffelli. Christian Boffelli, che uno dei top master, che va a vincere davanti a Oscar Lazzaroni, battuto quasi in finale in volata, 5 secondi di distanza fra i due. E vediamo il terzo, altra maglia gialla, altro top master, Andrea Giupponi, eccolo qua al traguardo, Andrea che era riuscito a ricucire lo strappo ma non è riuscito a restare nella scia dei suoi amici rivali. E qui al quarto posto ecco Marco Villa, anche lui top master, Marco Villa, tutti che vanno naturalmente a tagliare il traguardo, salutati dal presidentissimo Severo Ruggeri. Mentre qui vediamo, chiedo scusa, si tratta di Stefano Rizza dell'Elite Sport 2 al quinto posto, e poi via via tutti gli altri che naturalmente voi troverete attraverso la disamina di una classifica che io non sto a suggerirvi, ma che è naturalmente visibile sul sito dell'Orobie Cup. Questo per quanto riguarda l'arrivo, ma devo dirlo, insomma, mi fa piacere immensamente, intanto arriva anche Michele Bonacina, mi fa piacere immensamente che la gara si sia svolta nel migliore dei modi, nessun incidente, nessun problema per nessuno, e questo è quello che fa più piacere. Chiude anche Claudio Zanoletti, l'avete visto in queste immagini, e poi ancora tutti gli altri, che Fabio Bertocchi, che stanno tagliando il traguardo, tutti coloro che vestono la maglia gialla di leader, e questo in particolare Fabio Ravasio della categoria Elite Sport. Io voglio, intanto arriva anche Stefano Bonadei, io voglio ricordare che poi nelle premiazioni che vi mostreremo fra poco ci saranno anche la vestizione della maglia di campioni provinciali, c'era presente il presidente della Federazione Ciclistica di Bergamo, Claudio Mologni, il presidente provinciale, che naturalmente ha vestito, ha consegnato le maglie di campioni provinciali per tutte le categorie dei biker. Questa dimostrazione, insomma, che c'era presente anche il responsabile regionale, sempre della mountain bike, Matteo Mazza, naturalmente, come vi ho detto, alla premiazione il sindaco, neo sindaco di Parri, Danilo Cominelli, insomma tutti coloro che in particolare hanno a che fare, ma che amano soprattutto questo sport. E le immagini sul traguardo, le ultime immagini sul traguardo ci portano a vedere l'arrivo
della vincitrice della gara. Lei veste i colori della mountain bike di Parre, la neocampionessa italiana marathon Simona Bonomi. Come vi dicevo, un'immagine al quel bellissimo ambiente che hanno creato nei pressi dell'oratorio, due campi polivalenti, pallavolo, campo di calcetto, basket, insomma campo da tennis, davvero un po' di tutto qui in questa struttura che, come vedete, è mega galattica e che sta per essere ultimata. E poi le immagini tornano all'interno del cineteatro dell'oratorio, dove le signore, pensate un po', invece del pasta party, del lasagna party che facevano tutti gli altri anni, Ruggeri Severo, assieme a tutti i suoi collaboratori, hanno pensato di fare, in l'occasione del 25esimo anniversario di attività della mountain bike di Parre, di fare qualcosa di eccezionale, vale a dire dare per tutti quella che è la specialità del paese di Parre, cioè gli scarpinocce. E vi posso garantire, anche perché li ho mangiati anch'io ben volentieri, vi posso garantire che sono stati davvero apprezzati. Ecco le donne in cucina, coloro che sono nell'ombra ma che sono importantissimi, guardate, donne e uomini, coloro che naturalmente hanno questa, diciamo così, questa abnegazione anche a far sì, a dare una mano all'oratorio, a dare una mano alle organizzazioni. E questa invece è la cottura in questo grosso pentolone, mi diceva Severo Ruggeri, che ha preparato 12.000 casoncelli e naturalmente però sono bastati tutti. Ecco, ripeto, questa specialità tipica di Parre sono stati fatti tutti a mano dalle varie associazioni che operano nel paese, l'associazione delle mamme, dei pensionati, degli alpini, naturalmente con le mogli degli alpini e così via, che hanno davvero contribuito a rendere prelibato anche il momento di relax. Il sindaco, lo vedete là in alto col microfono in mano, Danilo Cominelli, che sta ringraziando con la maglia della mountain bike di Parre, che sta ringraziando tutti, mentre fra poco noi andremo a vedere nelle immagini la premiazione, una premiazione un pochettino speciale per la neo campionessa italiana, già lo era stata nel 2013, eccola qua, e ha riconquistato il titolo, campionessa italiana marathon, precisiamo, Simona Bonomi, che è salita sul podio per la felicità del presidente Severo Ruggeri, che gli ha consegnato naturalmente il mazzo di fiori. Adesso arriva anche Carlo Roggerini per la foto, e soprattutto tutti coloro che sono vicini, il sindaco, il secondo da sinistra, per chi magari non lo conoscesse, anche lui con la maglia, dicevo, della mountain bike di Parre. E qui la vestizione, vedete dietro, adesso vado a citarveli tutti, i neocampioni provinciali. Allora, nella categoria, iniziamo dall'Elite Sport, e qui c'è una categoria sola, Elite Sport 1 e 2, a livello provinciale ce n'è una sola. Intanto vedete anche il presidente Mologni, che ha vestito tutti i vincitori della maglia. Dicevo, il campione provinciale è risultato Fabio Ravasio. Nella categoria Master 1 il campione provinciale è stato Andrea Giupponi, nella Master 2 Stefano Bonadei, nella Master 3 Oscar Lazzaroni, Master 4 Gigi Bonucci, nella Master 5 Claudio Zanoletti, nella Master 6 Emidio Trapletti. Nella categoria femminile non poteva essere diversamente, la neocampionessa provinciale è Simona Bonomi, già campionessa italiana, come dicevo. Ecco, qui manca, anche se è già stata assegnata, la maglia per il portacolori dell'Orobie Cup Mountain Bike Cristian Perico, che però non ha potuto vestirla qui perché la vestizione, essendo la categoria junior, fa parte la categoria junior del settore giovanile, la maglia verrà consegnata il 26 di luglio, quando verranno assegnate le altre maglie, quando al Donico ci sarà quella manifestazione che è riservata agli esordienti e agli allievi, dove anche dalla categoria G1 alla categoria G6, dove tutti potranno in una specie davvero di una corsa campestre molto bella, anche per quanto riguarda la logistica, potranno partecipare e vedere la gara. E adesso le varie premiazioni, vi ho già detto più o meno tutto, ma ve lo ripeto ancora. Per quanto riguarda la categoria Top Master, la vittoria
è andata a Cristian Boffelli, secondo Oscar Lazzaroni, terzo Andrea Giupponi. Nella categoria Elite Sport 1 la vittoria è andata a Manuele Onofri, secondo Roberto Panzeri, terzo Simone Valsecchi. Nella Elite Sport 2 primo Stefano Rizza, secondo Simone Pelliccioli, terzo Mirko Giuseppe Gritti. Nella Master 1 la vittoria Fabio Bertocchi, al secondo posto Andrea Zangari, terzo Marco Onofri. Poi nella Master 2 vittoria per Stefano Bonadei, secondo Muriel Vecchierelli, terzo Maurizio Piantoni. Nella Master 3 Oscar Lazzaroni è un top master, non c'entra. Nella Master 3 Michele Bonacina al primo posto, qui sto parlando naturalmente delle, ecco, intanto vedete qui la consegna, mi fermo un attimo e chiedo scusa, poi ripartirò dalla Master 3, la consegna della targa al presidentissimo Severo Ruggeri per i suoi 25 anni di presidenza alla guida della mountain bike di Parri. Emozionatissimo, gli è stata consegnata dalla sua pupilla Simona Bonomi, che adesso è risalita tanto per cambiare ancora sul gradino più alto del podio, ricevere un altro premio, quello della quale vincitrice della propria categoria. Master 3, dicevo, primo posto per Michele Bonacina, secondo Gian Antonio Ducoli e al terzo Oscar Pompiglio. Nella Master 4 primo Cesare Moro, secondo Fabrizio Baggi, terzo Gian Michele Pasinelli. Nella Master 5 vince Claudio Zanoletti davanti a Natale Bettineschi e a Fabio Gelmi. Nella Master 6 Emidio Trapletti vince davanti a Lorenzo Lemoni e Osvaldo Turotti. Nella categoria femminile, l'avete visto in precedenza, Simona Bonomi ha preceduto Paola Bonacina e Alessia Galezzi e Silvia Ferrazzini. E intanto avete visto sul podio le maglie arancio dei tre ragazzi del mountain bike di Parre, che si sono piazzati meglio di tutti, vale a dire Mirko Bertasa primo, Luca Todeschini secondo e al terzo posto Gabriele Vedovati. Poi ancora premiazioni, ce n'erano davvero un po' per tutti, vedete qui le premiazioni, c'era il Gran Premio della Montagna che è stato vinto da un Gran Premio della Montagna davvero bello, che è stato vinto dal Cristian Boffelli, dal vincitore assoluto, insomma, e a dimostrazione che quanto ha fatto anche in questa occasione il presidente Severo Ruggeri resterà ancora una volta nella storia di quella che è una manifestazione che tutti gli anni assume un sapore diverso, che tutti gli anni, dice il presidente Ruggeri, non la farò più perché è impegnativa, perché diventa sempre più difficile andare da una parte e dall'altra a racimolare, a prendere, a fare, insomma, il tracciato, problemi che sappiamo benissimo quali possono essere, ma che poi tutti gli anni si ripresenta, e questo era il diciottesimo anno di questa manifestazione, che sicuramente verrà riproposta anche per la prossima stagione. Siamo quasi in conclusione anche di questo nostro servizio, amici appassionati bikers. Non mi resta, con il presidente Ruggeri che dice «Oh, finalmente mi siedo», non mi resta che ringraziare naturalmente Paolo Frigerio per le sue immagini sul percorso, Emi Moretti per le immagini per quanto riguarda la partenza e gli arrivi, anche un passaggio nei pressi del traguardo, per aver confezionato, per essere riuscito poi a confezionare il servizio relativo alla 18ª edizione del Gran Premio di Mountain Bike Pays de Par. Bene, ancora il presidente che stringe la mano a tutti, che saluta tutti e gli dice ricordatevi, vi aspetto l'anno prossimo. E invece io vi dico ricordatevi che ci saremo settimana prossima con un altro appuntamento sportivo, proprio sempre su questo orario, sempre in questo orario. Grazie e sempre su Antenna 2. Buona serata a tutti.